Buongiorno Francesco, eccoci qui. Buongiorno. Nuovo video di chiacchiere perché siamo carichissimi. Perché? Perché, esatto, cioè più che la settimana, l'anno inizia nel migliore dei modi, cioè con questo Developer Direct di Xbox annunciato per giovedì 18 ore 21, questa è l'ora italiana, naturalmente. E noi lo seguiamo, naturalmente. Lo straseguiamo, tra gli altri, proprio io e Francesco, quindi venite in live con noi su Twitch, vabbè, lì tanto arriverà tutta la comunicazione a dovere, ma è un evento fra... Sei d'accordo con me quando dico che è un evento spartiacque questo evento di Microsoft? Cioè un momento importante in un anno in cui fra Sony e Nintendo sono un po' con, non dico i remi in barca perché non vorrei far passare il messaggio sbagliato, però... Cioè, ancora più che mai, Microsoft ha tutto da dover dimostrare e forse questo può essere veramente l'evento migliore. Che dici? Quante volte l'abbiamo detto, mamma mia, quante volte l'abbiamo e quante detto. Volte ci siamo rimasti fregati poi? Il momento spartiacque di Microsoft ormai è diventata una leggenda. È vero. È come il Cosmo Pavone. Però potrebbe esserlo, sì, questo potrebbe essere veramente la volta buona, perché poi finalmente stiamo entrando al regime, cioè... Microsoft ha talmente tanti giochi in sviluppo, talmente tanti team, che nel momento in cui entra davvero a regime, davvero ne esce uno grosso ogni 4 mesi. E oggi, con questo annuncio di queste ore, quindi non oggi, ma sicuramente giovedì, vedremo una Microsoft che è una Microsoft che è entrata finalmente a regime, ed è pazzesco. Speriamo. Ecco qua, 4 giochi che so. Speriamo. Speriamo. No, almeno dal punto di vista numerico, Pierpaolo, sì, questo sì. È... Sì. Vero. Esatto, dici benissimo, perché se tu dicevi 4 mesi, loro dicevano ogni trimestre, ogni 3 mesi, 4 mesi, 3-4 giochi all'anno, insomma una certa regolarità, e ricordiamo, questo evento loro già lo hanno annunciato, ci sarà. E, diciamo, il gioco grosso che loro hanno detto è questo Indiana Jones. Qual è, secondo te? No, allora, no, non secondo me. Quello che loro però hanno portato avanti con forza, cioè l'Indiana Jones di Machine Games, che finalmente si mostra dopo un annuncio. Prima o terza persona? Terza persona, dai, per favore. Mi auguro vivamente terza. Tu in prima lo vuoi? No, io lo voglio in terza, penso che sia più giusto averlo in terza. Sì, però loro non hanno mai fatto un gioco in terza esatto, persona. Loro, ricordiamo, team comunque di grande valore, hanno fatto un grandissimo lavoro con Wolfenstein, nascono anche molto legati comunque a id Software, per un periodo anche andava in giro la voce che stessero rifacendo anche Quake, poi non si è più capito se in verità lo farà id Software, non si sa, però insomma si provano a fare un grande salto di qualità, neanche di qualità è sbagliato perché Wolfenstein erano pure belli, comunque un grande salto a livello proprio di valore del brand con questo Indiana Jones. Poi ci sarà Hellblade 2, che già avevamo visto, sei d'accordo con me, in ottima forma, The Game Awards, era un bel trailer quello di The Game Awards, era stato, sei d'accordo sì, con me? Sì, anche se non mostrano mai la ciccia vera e propria, no? È sempre delle sequenze molto belle e da quel punto di vista credo che siamo in una botte di ferro. Dobbiamo vedere quanto di gameplay per alla fine c'è. Se è stato aggiunto, se è ancora come il primo Hellblade, il gioco però ha quell'immaginario che è irresistibile, no? È bellissimo. E tecnicamente, come hanno detto anche in tanti guardando quel trailer, potrebbe essere il nuovo punto di riferimento, soprattutto per quello che riguarda espressioni facciali, fisici, corpi e così via. Poi ci sarà... E poi tra l'altro, scusami, perché poi con Hellblade vedremo all'opera quello che diciamo sempre, no Pierpaolo, io e te, cioè che è il gioco più PlayStation di Xbox Hellblade, no? È quindi, vero. Accompagnato anche da un bel marketing, si spera e si suppone. Quello dovrebbe in qualche modo far vedere che tipo di reazione ha il pubblico Xbox a un gioco che solitamente è più nelle corde dei first party Sony. E ci possiamo aggiungere che forse, chissà se questo scettro, questo valore, questa immagine gli viene rubata da Indiana Jones, che concettualmente anche quello potrebbe essere il titolo più Naughty Doggizzato concettualmente, perché cioè, quello più che mai potrebbe essere... L'Uncharted, però potrebbe essere più che mai l'Uncharted del Tomb Raider di Microsoft, con tutti i pro e tutti i contro di questo effetto. Perché noi abbiamo detto prima abbiamo detto prima o terza persona, ma ecco, te lo chiedo a te, ti aspetti, ritorniamo a Indiana Jones, ti aspetti il super lineare all'Uncharted, alla The Last of Us, o ti aspetti l'open world non so che, cioè cosa no, vuoi? Io non vorrei l'open world, io vorrei allora quello che vorrei io, cosa vuoi? Linearità e una cattiveria svecchiata dei primi due Tomb Raider, cioè voglio una roba con gli enigmi cazzuta, anche procedurale, voglio una roba estrema. Sicuramente sarà un Uncharted. Sicuro. Cioè, no, io ho il terrore.
Che poi c'è una via di mezzo, eh. Io Bravo. Capisco che il mio desiderio è estremo, però secondo me si può fare una via di mezzo. A me la tua idea piace tantissimo, nel senso che a me l'ipotesi del... Io sono super fan di Uncharted, dell'ipotesi dell'Uncharted, ma sbilanciato sulla componente ambientale, che non vuol dire le scalate e basta, eh. Io parlo proprio, come detto, degli enigmi ambientali, visto che comunque Indiana Jones già di per sé come franchise... Cioè, è meno legato alle sparatorie. Sì, ok, ci sono le scazzottate, c'è la frusta, però mi piacerebbe tanto, come dici te, il concetto degli enigmi ambientali. Cioè, molto sbilanciato sul utilizza il cervello per capire come andare avanti, più di coperture, sparatorie da dietro le coperture, quelle robe lì che speriamo di no, però insomma non si può mai sapere. Andiamo avanti. Avowed, terzo gioco, questo gioco... di Obsidian, ambientato nell'universo di Pillars of Eternity, che è un po' la versione Skyrim Oblivion di Pillars of Eternity, quindi la prima persona, gioco di ruolo, dovrebbe essere abbastanza classico. Io purtroppo devo essere sincero, da grandissimo fan di Pillars of Eternity non sono mai stato un grandissimo fan sia di Oblivion che di Skyrim, diciamo dei The Elder Scrolls come meccanica di prima persona, totale libertà, crescita del personaggio in funzione di quello che usi di più. Tu qua cosa ti aspetti da loro? Ti aspetti comunque un titolo grande o ti aspetti una produzione più piccolina con Avowed? Allora, l'idea che mi sono fatto di Avowed, a parte che ha un titolo pessimo, pessimo, che nessuno fuori dall'America e dall'Inghilterra riuscirà davvero bene. Ma neanche loro, secondo me, neanche loro. Esatto, esatto. Io mi aspetto un'operazione alla The Outer Wilds. Ah, bello. Cioè, come Outer Wilds sta a Fallout, bello. Questo sta a Skyrim. Bello. Questo sarebbe molto bello, devo dire. Credibile, sì. Efficace, intelligente, cost efficiency, come si dice? Sì. Efficiency. No, non estremamente vasto, cioè non che proprio ti ci perdi, abbastanza dritto al punto. Sì, mi piace la tua... Ecco, così già mi piace moltissimo, sarebbe molto bello una roba del genere. Questo è quello che mi immagino da loro. Speriamo, adesso. Ci potrebbe stare. E poi c'è questo quarto che loro hanno infilato dentro, che è un po' un quarto... come dire, un po' sottodimensionato, perché se ne è parlato non così tanto, che questo ARA History Untold, che non si capisce bene se ci possiamo aspettare il concorrente di Civilization, di com'era quello nuovo di Sega, Humankind mi sembra si chiamasse, dei vecchi, oddio, loro facevano Rise of Legends. Te li ricordi che erano bellissimi, O se ci aspettiamo una roba più, ecco appunto, più alla Rise of Nations, cioè più strategia in tempo reale. Allora, guarda, io... perché nessuno se lo ricorda, perché quando è comparso sull'home page, naturalmente, para History Untold, nessuno ci clicca. L'avevi scritto. Ma ho avuto modo giocarci alla Gamescom. E che cos'è? Quindi è Civilization o è Rise of Civilization? Civilization. Con il passaggio ad ERE, che è un po' quella cosa che ha introdotto, secondo me, sbagliando Humankind... Sì. Quindi alla Age of Empires, però, quindi, che è come il passaggio delle ere in stile Age of Empires, sempre no, è come proprio tipo come Humankind. Okay. Quindi tu hai dei bivi, quindi puoi andare in un'epoca piuttosto che in un'altra. A me questa divisione non piace molto, però devo dire, perché la sta facendo anche Paradox con il loro 4x di sviluppo. Però in questo caso devo dire che il gioco sembra davvero molto bello. Ci ho giocato una mezz'oretta e... bello, è il più promettente tra i Civilization-like. E chiaramente parliamo di un titolo fortemente orientato a quel tipo di pubblico di giocatori. Cioè è chiaro che se vediamo Indiana Jones e Hellblade, ci infilo dentro anche Avowed, è chiaro che ARA sia un titolo di... cioè più per un pubblico sicuramente più ristretto, ma che vuole quel tipo di esperienza. Ti faccio una domanda. Poi scusami per Paolo se mi intrometto, però questo quartetto di giochi... alla fine dimostra quella che, secondo me, è da tempo, non da adesso, una grande forza di Microsoft. La varietà. Sono d'accordissimo. C'è ARA, c'è Indiana Jones, c'è Hellblade e c'è Avowed. Oh, raga, sono quattro giochi veramente molto diversi. È quel concetto che dà cioè quel potenziale incredibile che ha Microsoft, che... ormai è quel publisher che ti può fare il Call of Duty e il Flight Simulator, cioè due cose. Psychonaut, esatto. Psychonaut e Age of Empires. Cioè, veramente, è pazzesco. È vero. E ti voglio fare questa domanda, perché a me erano arrivate diverse indiscrezioni e se ne sta parlando tanto. Visto, no? Sono quattro titoli, concettualmente uno per trimestre, alcuni se ne sta parlando da tanto, eccetera, eccetera. Ci credi che la grande novità sarà che tutti e quattro usciranno quest'anno? Cioè la line-up di quest'anno di Microsoft o no?
Così, potenzialmente può esserlo. Perché a me è arrivata questa, cioè i quattro titoli tutti e quattro uscita nell'anno, tutti e quattro uscita 2024. Ci beh, credi? Sicuramente se uno slitta è Indiana Jones, sì, per me. Sì. È quello che si fanno, si prendono qualche mese in più per renderlo super pulito, perché è quello più pop, è quello che necessita più di pulizia, no? Sì. Cioè chi gioca Obsidian manco si aspetta, sì, no? La perfezione. Però diciamo quindi... hai fatto tre, cioè diamo tutti per scontato che Hellblade, Avowed e Ara realisticamente saranno quest'anno. Hai fatto tre, non vuoi provare a fare quattro e ci infili pure Indiana Jones, l'uscita di novembre? E se Indiana Jones è 2025 e insieme a questi tre Shadow droppano qualcos'altro, bravo, durante l'evento di giovedì, e aggiungi questo bel rumor, no, che si sta vociferando da tanto, il discorso di Double Fine, che effettivamente sono fermi. Tu hai citato prima Psychonauts, effettivamente sono fermi da un pochino con le loro uscite. Tra l'altro Double Fine è stato uno sviluppatore molto prolifico, cioè ha buttato fuori, c'è stato un periodo che buttava fuori veramente tanti titoli insieme. C'è questo rumor che potrebbe esserci un grande Shadow Drop, cioè che Microsoft provi a ripetere, a bissare il successo di Hi-Fi Rush, in questo caso appoggiandosi a Double Fine. Io lo trovo molto credibile, perché effettivamente loro sono fermi da tanto e si potrebbero permettere di fare un titolo, diciamo un doppia, magari con un grande taglio artistico, con delle belle idee, che non deve essere per forza il titolo comunicato per un anno prima di buttarlo fuori. Io ci credo. E poi tra l'altro c'è anche il titolo nuovo degli sviluppatori di We Happy Few, no? Quello ambientato nella Louisiana, c'è del movimento South of Midnight, che era uscito in preload. Esatto. Molto affascinante, staremo a vedere, che c'è movimento intorno a quel, sì, brand, da quel che mi risulta. E tra l'altro è bello, sarebbe bello se accadesse di nuovo dopo Hi-Fi Rush, perché secondo me potrebbe essere davvero una ricorrenza annuale. Sarebbe nel molto lanciare figo un titolo alla Hi-Fi Rush, appunto, un titolo magari medio-piccolo, anche come Pentiment, no? Esatto. Cioè ogni anno arriva la meteora che non ti aspetti e che però è quella più coraggiosa. È bellissimo. Bellissimo, e diventerebbe una fighissima tradizione, detto bene, cioè sia South of Midnight, sia appunto il discorso di Double Fine, potrebbero esserci due titoli, ovviamente non necessariamente entrambi Shadow Drop, ma papabili dello Shadow Drop. Ti voglio buttare un'altra voce, visto che si sta facendo molto forte in questo periodo. Credi a questi rumor appunto dell'Hi-Fi Rush che possa arrivare su Switch? Adesso si parla addirittura di Sea of Thieves che possa arrivare su PlayStation 5. Cioè, da un lato ci credi a questi rumor, in seconda battuta, potrebbero essere delle robe che vengono fuori durante il Developer Direct? Bara, secondo me no. Probabilmente no, cioè che non usciranno con il Developer Direct. È tutto credibile, perché poi, ultimamente lo stavo dicendo, Pierpaolo, Phil Spencer sta facendo bene in altri campi, ma in altri campi, nella comunicazione è anche molto ondivago. Quindi tu non sai, a volte l'Xbox è un perno centrale, esatto, della loro strategia, altre volte è una roba del passato come console da vendere nei negozi. Quindi alla fine, boh, c'è questo rischio che loro possano estendere una politica che poi già in fondo c'è, Sea of Thieves, e cioè tutti i giochi che sono usciti per esempio su Steam, esatto, hanno dato il via libera anche subito a Cuphead, Minecraft, non è loro... Minecraft scusate, Cuphead non è Microsoft Game Studios, esatto, però è stato a lungo legato a Xbox, no? Scusami, anche Ori? Nintendo. Possibile che un Ori sia uscito su... mi ricordo male che Ori sia uscito su Switch, no? Forse mi ricordo male? Però è anche possibile, non lo so con certezza, non me lo ricordo. Fatto sta che comunque Microsoft non ha paura, no, dare, anche per pubblicizzarsi. Cioè, ecco, guardate che cosa c'è Sea of Thieves alla fine del suo ciclo vitale, lo diamo su PlayStation, la gente che non ha Xbox, che, bravo, non ha intenzione di visitare Xbox, prova Sea of Thieves, nel frattempo annuncio Sea of Thieves 2, per esempio, no? Che però rimane un'esclusiva. Alla fine è tutto molto furbo e tutto molto credibile. Esatto, quanto andrebbe infatti a discapito? Perché no, c'è questo dibattito, anche in merda, se succedesse una roba del genere sarebbe una merda, perché andrebbe a discapito il discorso, non è l'esclusiva, un po' quello che è successo con PlayStation quando hanno iniziato a uscire su PC e così via. Cioè, un Sea of Thieves che arriva, ma quanto è ormai? Saranno 5-6 anni che è uscito, forse pure di più, che arriva dopo così tanti anni su PlayStation 5, è un male per Xbox. E un Hi-Fi Rush che arriva praticamente a un anno, quanto è stato, un anno e mezzo, insomma, su Switch, è un male per Xbox? È un male per Xbox console, solo per quello.
Ok, però non per... cioè proprio dici per il pezzo di plastica, intendi dire? Cioè per il pezzo di plastica, per l'hardware. Cioè okay. Io non compro quello, però sicuramente magari comincio a conoscere l'ecosistema e in qualche modo ci entro. È logico, è sicuramente un'arma a doppio taglio, sì. Sono d'accordo. Secondo me rientra molto... allora, a te che hai detto una cosa giustissima e bellissima del Phil Spencer on Divago, perché esatto, ricordiamoci, ci ricordiamo tutte le sue dichiarazioni, no? Xbox non conta più nulla come macchina e poi, ah no, per noi stiamo lavorando sulla prossima Xbox perché conta tantissimo. Per cui è chiaro che c'è un continuo cambio di faccia, probabilmente anche a seconda delle persone a cui ti devi, al pubblico a cui ti vuoi rivolgere. È chiaro che... Però qual è quello vero? Esatto. Il messaggio vero qual è? Esatto, è chiaro che in una dinamica, no? Loro hanno portato avanti anche con l'acquisizione di Bethesda, no? Il Fallout, mm-hmm. il The Elder Scrolls, lo Starfield. Sì. In una dinamica in cui dici, valuteremo titolo per titolo... È chiaro che tenere aperta una porta, cioè Sea of Thieves alla fine, quanto può fare ancora sul pubblico Xbox dopo questi anni che non ha già fatto? Ormai è arrivato assolutamente al picco. Buttarlo fuori su PlayStation 5, è vero, potresti beccare un pubblico nuovo che magari se lo trova, se lo compra, ci gioca un po'. Diciamo che figata quando annunciano il 2, come hai detto te, esclusivo su Xbox, ci fanno un pensiero, magari fanno un pensiero al Game Pass, alla fine hai Fire Rush, che male fa se lo vai a monetizzare su Switch? Cioè, quanti si comprerebbero Xbox per Hi-Fi Rush 2? Cioè, capito? Questo è il discorso. No, assolutamente, cioè, assolutamente. Per certo. Me, caso per caso, può avere un valore e anch'io come te, Fra, le trovo molto credibili questi rumor. E sono meno tranchant sul discorso di non compariranno per nulla al Developer Direct. Non sono così convinto che sia una roba solo ed esclusivamente per l'ecosistema Xbox, quella roba lì. Per me buttarli fuori, cioè sanno che alla fine sono seguiti anche da chi non ha Xbox e rosica o è lì per fare later. Per me dirgli alla fine, ah sapete cosa? Vi arriva anche Hi-Fi Rush Sea of Thieves su PlayStation, non la vedrei. Cioè non sono così convinto che creerebbe il dramma come è successo con i giochi PlayStation che arrivavano su PC. Ma poi ti posso dire una cosa, creerebbe anche un bel precedente. Ma figo, esatto, tutti insieme. Ma sai che sarebbe figo? Tutti insieme. Pensa che è bello, a un certo punto prossimo Direct, PlayStation Direct, come si chiama, State of Play. Diventa per dicono, tutti. E agli amici. Esatto, Xbox, diventa per tutti. L'Uncharted Trilogy. Beh, sarebbe figo, sarebbe, pensa l'idea che fai l'evento che alla fine ci sono anche robe per le altre console. Sarebbe molto figo. Bellissimo. È molto bellissimo. Da vedere. Sei d'accordo con me che è un momento importante questo evento, insomma apre l'anno e apre un anno di fuoco, perché ricordiamo che apre l'anno in cui c'è la voce del prossimo Switch, c'è la voce di PlayStation 5 Pro, comunque sia Nintendo che Sony devono concretizzare un anno che insomma Sony in primis veramente navighiamo, brancoliamo nel buio con Sony, non si sa bene che bisogna fare, quindi... Adesso vediamo Xbox, io veramente sono molto curioso di vedere le risposte di PlayStation e di Nintendo in questo anno che deve essere un anno... Cioè, speriamo che non ci ricorderemo quest'anno anche ancora con i licenziamenti, ma di nuovo con titoli della Madonna, ecco, esatto. Speriamo che un po' si sia un po' solidificata la situazione. No, è interessante perché Sony comunque le robe se le è prese, diciamo, no? Si è preso Rise of Ronin e lo piazza inizio anno. Esatto. Poi Final Fantasy Rebirth. Che è un'esclusiva comunque PlayStation. Pesantissima. Esterna, ma comunque un'esclusiva PlayStation. Cioè, non vedo... È come dire che Xenoblade non è un gioco Nintendo, non è un'esclusiva Nintendo, perché non è fatta da Nintendo, ma da chi sono loro, i Monolith. Sì. Cioè, è la stessa cosa, no? Ormai con Final Fantasy. È tornata ad essere, come in epoca PlayStation 1, una roba che è esclusiva PlayStation. Praticamente. Quindi diciamo che... Questo metà anno loro ce l'hanno pieno. Poi hanno anche il Divers 2, che è il loro gioco minore. Sì, che forse sì, è slittato su PC, se non ricordo male, di recente. Bisogna vedere che cosa faranno a fine anno, perché sicuramente la seconda metà, cosa a fine anno. Esatto, la seconda metà è un po' oscura e chiaramente per Nintendo c'è tutto il discorso di Switch 2, o come si chiamerà. Stanno praticamente fermi. Per forza, cioè ormai puntano tutto lì. Comunque, ricordo, giovedì 18 ore 21, noi lo seguiremo live, io, Francesco, credo anche Giordana... Comunque faremo delle chiacchiere prima, quindi non partiremo alle 21 in punto. Vi invito a seguire. Io mi pettinerò per l'occasione. Bello! Sì. Mi piace questa roba. Naturalmente seguite multiplayer.it/live, perché così avrete il calendario preciso in proposito. E visto che questo video, suppongo, lo stiate guardando su YouTube, mi raccomando, lasciateci un po' di commenti anche su quello che ci siamo detti. Qual è il gioco che vi aspettate di più di questi quattro? Qual è la vostra idea dei giochi Xbox che escono anche sulle altre console? E così via. Grazie mille, Fra, per la chiacchierata. Ciao a tutti. Alla prossima.